sulla grande questione del mare, che porta dentro tutta la nostra storia di Venezia. La questione del mare nostro, del Mediterraneo, dobbiamo, come ci ha insegnato in tutti questi anni il grande patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, con la sua iniziativa di percorrere ogni anno i diversi mari, invitando a bordo di una nave tutti gli esponenti delle diverse religioni, per riscoprire la forza unitiva del mare e, partendo dal mare, a ritrovare un rapporto corretto col cosmo, un rapporto corretto che deve però pensare il cosmo come creato. E qui, anche qui, bisogna che il discorso dell'ecologia trovi dei nessi col discorso della grande tradizione giudaica e cristiana sulla creazione. Comunque il discorso del mare è il discorso che ha fatto grande Venezia. Non si può staccare Venezia dal mare. E quindi il porto diventa realmente il perno di questo imparare Venezia e una delle sorgenti chiave del nostro futuro. Ed è bello che la nostra città di terraferma e di laguna mantenga le grandi tradizioni che incominciano dalle Remiere, che mantenga vivo il senso della propria storia, ma adesso il futuro del significato del mare lo porta appunto evidentemente il porto nella sua componente di luogo di intrapresa lavorativa, parte di Marghera, e anche nel suo luogo legato al turismo, che deve trovare appunto una connessione, un'articolazione diversa con tutto il turismo veneziano, che noi sappiamo è una grande risorsa per la nostra città. Si dice sempre turismo, porto e aeroporto, come i canali che possono tenere dentro anche tutte le